Summit simply invites every person on Earth to have that gaze on the creation as a steward of it and not as possessors. Because protecting the environment is protecting the entire humanity, and protecting the environment means giving voice to the voiceless. As the patriarch said, it is really all about making connections. We forget the connections when I eat something, when I go somewhere, when I fly in an aeroplane. I don't think of the connections of the impact that I have on creation and on other people on the other side of the world. In questi giorni, dall'8 all'11 giugno 2022, si svolge qui la quinta edizione del HALQI Summit, una conferenza che raduna attivisti, teologi, accademici, scienziati, giornalisti e dirigenti, tutti impegnati a sensibilizzare nei loro ambiti di influenza riguardo alla questione ecologica. It is a very special privilege for me to welcome all of you on behalf of our spiritual father and ecumenical patriarch to this fifth HALQI Summit. L'HALQI Summit è un'iniziativa prestigiosa che il Patriarca Bartolomeo ha lanciato già da parecchi anni per portare avanti questa idea di camminare insieme per custodire il creato e per promuovere insieme la fraternità. E questa quinta edizione è nata dall'incontro tra questa ispirazione del Patriarca Bartolomeo e l'impegno dell'Istituto Universitario Sofia come espressione del Movimento dei Focolari. Al centro del dibattito c'è la convinzione che nessuno sforzo avrà successo se non ci sarà un cambiamento dei valori che riguardano la spiritualità, la religione e l'etica. Always remember that our vocation as Christians is about making and reinforcing connections between ourselves and all of God's creation. Connections between our faith and our action, between our theology and our spirituality, between what we say and what we do. Connections between our two churches, but also with other churches and other faith communities. Only by being love, in fact, can humanity restore that gaze on itself and on the rest of creation to rediscover the golden thread of love that connects all beings. Because as Chiara Lubich, the founder of the Focolari movement, reminds us, on Earth, everything is in a relationship of love with everything else. Each thing with each thing. But we need to be love in order to find the golden thread of love between beings. Una delle giornate del convegno si è svolta proprio qui, ad HALQI, isola che si trova nel Mar di Marmara a sud di Istanbul. Un'isola ancora oggi non inquinata dalle automobili e in questo monastero, vero e proprio laboratorio di unità dei cristiani. Io acho che la parola è dialogo. Io acho che qui noi abbiamo rappresentanti di molte aree da igreja, molte aree da società civile. E eu acho que aqui a gente começa uma discussão que depois ecoa para as nossas vidas. Questi giorni di convegno hanno portato a nuove ispirazioni, riflessioni, ma anche a domande che in alcuni casi restano ancora aperte. Porém, para mim ainda é difícil entender como a gente consegue unir essas duas coisas para resolver, né? O problema da pobreza e o problema de toda essa poluição do meio ambiente, esse problema ecológico. E realmente confio que caminhando juntos a gente pode fazer isso. Qui si fa sinergia tra la visione occidentale e la visione orientale, no? E questo è molto importante per non perdere di vista il senso. Perché oggi bisogna rispondere alla domanda sul senso dell'ecologia, cioè perché vogliamo rispettare la natura, perché? Certo, la visione sapienziale ti dice perché la natura viene da Dio e la natura è destinata a entrare in Dio di nuovo, no? Allora questo dà un senso a tutto, no? Una delle parole chiave del convegno è stata, senza dubbio, educazione. Come educare all'ecologia a livello locale e a livello di istituzioni?
A conclusione del summit, i partecipanti hanno sottoscritto un appello congiunto, col quale si sono impegnati ad approfondire percorsi interdisciplinari per promuovere uno stile di vita ecologico condiviso. Nous voulons travailler avec nos frères musulmans, nos frères orthodoxes et les autres religions, les arméniens, pour éduquer la population à prendre conscience d'abord de la crise écologique, mais aussi de protéger la nature et surtout de soigner la nature. Et nous voulons justement travailler pour l'éducation de la conscience écologique. Et moi, je crois que c'est ce qui est très important, même dans tout ce que nous avons dit. My greatest hope would be that I would like to see the churches of the world, especially the Orthodox and the Catholic churches that have come together primarily in this summit, really enact an ecological conversion or transfiguration, if you will. And I hope that something like this can call attention, which it has been, to non-church members, right? The secular world, if you will. Come sensibilizzare sempre di più quindi le persone e in particolare il mondo delle chiese cristiane alla conversione ecologica? Sicuramente c'è ancora un cammino molto lungo da fare, ma che riparte proprio qui, adesso, dalla quinta edizione del Halki Summit.